Ho preso molti dei giocatori che mi avete consigliato, però non ci saranno in questo video, ma dal video di lunedì. Quindi aspettate e ne vedremo davvero delle belle. Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea in un nuovo episodio di Nazma Eleven Strikers. Però, alcune nuove tecniche ce l'ho in serbo, le sto facendo, altri sto aumentando il legame, quindi... Sto facendo, sto seguendo i vostri consigli, quindi con calma facciamo tutto davvero. Però oggi, cosa c'è da fare? C'è da affrontare la Dark Star, la squadra più forte, una delle squadre più forti, credo, del gioco. O almeno così penso. Inoltre ho preso Joseph King, potenziato con la pietra di Alius. Si può prendere quando reclutate gli altri due Joseph dalle altre due squadre. Ora però, no, la formazione no, non va bene così. Ora però devo mettere questo Sean qui, questo Axel lo mettiamo qui, Sion lo leviamo e mettiamo questo Sean Frost. Oppure no. Mettiamo Jude Sharp in campo anche se non fa nulla. E a posto così, quindi per il momento Sion se ne va in panchina perché è tornato Axel Blaze. Poi abbiamo Sean Frost che sta aumentando il legame insieme ad Axel per fare fuoco incrociato, una delle tecniche più forti del gioco. Intanto ho imparato Aurora a questi due signorini qui, ovviamente tira Xavier. Magari alcuni non saranno d'accordo con le mie scelte per la rosa della squadra, per come li ho messi in campo, però c'è un motivo. Ovviamente Sean e Xavier devono stare vicini perché se voglio fare Aurora devo per forza averli più vicino possibile. In modo che si carichino subito. Ecco il calcio d'inizio di un'altra partita. Di sicuro sarà una partita al primo gol. Yeah. Tutta la telecronaca con la Darkstar. Questa squadra non me la racconta giusta. Già iniziamo con... Ah, però anche noi non ci siamo da meno, Forza, perché nessuno voglia darsi per vinto. Vabbè, dai, questo mo non è che può fare granché. Il portiere l'ha parata. Ma poi voglio dire, Joking in porta... È una belva, è una belva davvero. Aio. Ehi, posso scuotere con lui? Ma no, cosa sto facendo? Pensavo che avesse palla l'avversario. Stavo guardando Sean che era lì bello, pronto a difendere la porta. E non ci ho fatto caso. A difendere... A prendere il possesso di palla, no, a difendere la porta. La difesa è impenetrabile. La difesa è impenetrabile, meno male. Vabbè, tiriamo con lui, dai. Eccolo. Vai, richiamo del lupo. Sì, la tecnica l'ho assegnata a Xavier e non a Sean. Perché comunque sia, Sean aveva già la possibilità di fare una tecnica con un altro giocatore. E, ovvero, schianto del viso, ma... Tutti quanti ce l'hanno. Mentre Xavier non aveva neanche la mossa in cooperativa sbloccata. Non c'era neanche possibilità di metterla. Quindi alla fine quando l'ha sbloccato ho detto ok, mettiamo lui. Proprio quando stavo per fare scivolata. Colpo celestiale ora. Ce la facciamo a pararlo con il morso della belva? Speriamo Joking, speriamo. Quanto ti voglio bene, Joking. Quanto ti voglio bene. Non passi. Menz. Sì. Veramente si chiama Vea all'inferno, però... È un gioco per bambini. Oh mio Dio. Mio Dio. Calcio delle tenebre. Ho fatto paura. Oh. Non me l'aspettavo così... Così prepotente. Il portiere l'ha parata. Mi ha colto la sprovvista davvero. Prego per la vittoria. No, tu preghi per Satana, mi sa. Ora. No, vabbè. Se tenevo un altro po', mi sa che mi bloccavano. Quindi ho preferito fare scarica stellare. Magari non fare gol. Chi lo sa. Un colpo veramente micidiale. Però almeno. G-Endu. Finale. Bello sto colpo finale, bello,
colpo per colpo, parata finale al massimo. Al massimo proprio, dai. A me le localizzazioni, cioè, tante volte non piacciono. Non capisco perché fanno certe scelte. Ah, no, vabbè, volevo caricare il richiamo del lupo, ma... Tormenta glaciale. Ma meglio di no, meglio di no. Che potenza, signori, che potenza, signori, che potenza. Sempre quello, ripeti, che potenza, basta. 10 tiri di dialogo in più lo potevate dare a questo povero Cristo che sto doppiando. Era imbattibile. Forza, forza. Forza. Forza, 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 forza. Si passa. Scivolata di ghiaccio. Per un pelo. Sempre per un pelo mi salvo, è ovvio. Perché io sono uno che rischia sempre sui videogiochi. Nella vita vera mai. Forza, forza. Però quando mi impunto. Anche nella vita vera. Mi impunto sempre, mi impunto. Su certe cose, su altre no. Va bene però, ragazzi, la sottiletta diventa, eh. Che partita emozionante. Vabbè però. Carica, carica, bello. Super blocco difensivo. Yes, schiaccialo. Questa è una sottiletta ora. Lo mettete in mezzo al toast, vai. Oh, wow. Buono. Non dico più niente. Oramai, così. Miseri umani. Eccolo, Sanford, dai. C'è anche il calcio gemello F tra Jude Sharp della Raimon 2 e Axel Blades della Raimon 2. E fanno calcio gemello F. Però siccome i doppiatori nostri non vengono informati, che hanno fatto? Per risparmiare 2 euro sul doppiaggio, hanno fatto unire praticamente... Porca miseria, donnina. Donnina, non è una signorina, questa è una donnina. Un colpo veramente micidiale. Praticamente che hanno fatto? Hanno fatto dire tornado di fuoco e calcio gemello. Non calcio gemello F. Ma quanto risparmiate? 2 euro? A entrambi sul doppiaggio, dai. Contate che è una riga di doppiaggio, era. Una riga. E dovrebbero essere 3 euro a riga, mi sembra che sì, che vengono pagati. Oh, non mi ricordo, l'ho visto in un video di un doppiatore molto famoso che appunto stava parlando dei costi di doppiaggio, di quanto si viene pagati come doppiatori. E mi sembra che abbia detto 3 euro, quelli più bravi 3 euro vengano pagati a riga. Quindi, insomma, risparmiare 3 euro. Poi vabbè, se è stata una richiesta di quello che ha richiesto il prodotto, del cliente che ha richiesto il prodotto, lo sanno loro. Però, insomma, dai. Niente, non stavo di là, non potevo arrivarci. Meglio fare così. Quando ho visto che non caricava con Sean, vai dritto. Vai tranquillo. Finale. Bene però, bene. Ok, il primo tempo è quasi finito. Non penso che riusciranno a recuperare. Se ce la fanno, proprio una cosa molto stretta vanno a fare. E finisce in questo momento il primo tempo. Ma volevo fare la tormenta di fuego. Gael. Ah, ma in giapponese è Guiel. Ok, ora Joseph King ha presa A e nessuno può superarlo. Questo gioco è stato programmato praticamente poco prima dell'uscita di Inazuma Eleven Go. Però mentre oramai era in uscita Inazuma Eleven Go, loro già stavano programmando Chrono Stone. E come sappiamo, in Chrono Stone conta anche molto la distanza dalla quale tiri. Guarda un po'. La distanza dalla quale tiri e la potenza della tecnica. Quando arriva in porto, ovviamente, diminuisce.
Probabile che abbiano fatto lo stesso anche in questo gioco. Che in base a dove tiri, in base da dove tiri, c'è più potenza della palla o di meno. Bello, bravo. Vabbè, ha parato, insomma, nulla di che, dai. Perfetto, perfetto. Super blocco difensivo. La cosa che mi dispiace è che questa mossa è di livello 1 e non 2. Certo, consuma meno punti, però. Vai, richiamo del lupo. Richiamo del lupo. Yeah. Mostra gli artigli, Sean. Colpo finale. Ah. Parata, il portiere è imbattibile. Aia. Non si passa. Il regno delle tenebre. Ma perché siete fissati? Meno male che Ares ha resettato un po' questa cosa. Non ci stanno più i demonietti e gli angeli. Meno male, perché davvero stavamo cadendo nel ridicolo. Per carità, io amo Inazuma Eleven, però questa cosa era un po' forzata. Demoni e angeli, molto forzata. Potenza oscura. Non ho mai visto un tiro del genere. Ammetto che non mi ricordo come si chiama nel videogioco di Inazuma Eleven 3, ma potenza oscura? Parata, il portiere è imbattibile. Ci quasi sta. Da materia oscura a potenza oscura, insomma. Faccio io. Damn. Il portiere, no, la parata. Okay. Nulla di che, ovvio che parava, no? Vai. Ci siamo. Ce la farà Axel Blaze a tirare e a fare gol? Non ce la fa a tirare. Sì, ascendente, sì, sì. In realtà si chiama Vai in Paradiso, ma praticamente crepa. Lo stesso con Luce Discendente, vai all'inferno. Quello è il vero nome della tecnica. Sì. Vabbè, che cos'è? Che facciamo? So che non potevo tirare, però invece con lui posso. Ti ho fregato, Gael. E magari ora frego anche il vostro portiere. Che dite? Ce la facciamo? Palla di fuego? Ci pensi tu, va bene? E invece no, non ce la fai. È gol, 3-1. Lo senti il fuoco, vermiciattolo? l'ha sentito, credimi. In piena faccia l'ha preso. Anche se in realtà non l'ha preso, però viene comunque sia scaraventato dentro la porta, quindi qualcosa avrà sentito, credo. Forza! La partita è incandescente. La testa, minuscolo umano. Sì. Si è arrabbiato alla fine. Minuscolo umano. Calmati. Non è che puoi sparare umano alla fine. Ascendente. La difesa è impenetrabile. Stai calmino, eh. Essere insolenti. Vabbè, sì, ma ero carico. Il portiere l'ha parata. Okay. Si scaricano come niente i personaggi qua. Ancora finita. Ah, questo è sicuro che non è finita. Mangerete la polvere. Sono pronto. Le squadre sembrano in ottima forma. Il portiere l'ha parata. Forza. Okay. Non ho idea. Forza. In difesa. Il secondo tempo è agli sgoccioli. Sì, vabbè, meno male, meno male, perché e continuava a giocare. L'astra di ghiaccio. Ma come l'astra di ghiaccio? Che sei, Sean Frost? Sei cugino lontano? Sono pronto. Non volevo fare il burning, volevo fare la difesa, ma niente, è andato in burning, è andato. Non vi permetterò di perdere. Eccolo! Eccola! Eccola! Allora! Che bello! Signori, che potenza!
colpo finale. Sì! Che bello. Calcio d'inizio. Grande. Oh, che bello. Abbiamo vinto anche contro la Darkstar. Vediamo un po' se il portiere però è forte. Se il portiere ha presa a... Potrei anche farci un pensierino. Ok, ok. Però ora che ho messo Joe King in squadra e vorrei fargli imparare anche insieme agli altri King, allenandosi al 100% insieme agli altri King, può imparare Muraglia Infinita, ma non ne sono sicuro, Colpo finale. Questo è quello che ho letto tra i commenti. Poi uno ci prova, al limite aumenta un po' le sue abilità difensive di parata. Incontro combattuto fino all'ultimo. Più o meno. Stadio il vostro fedele Chester Horse Junior. Oh. 18 tiri in porta e 4 gol. Insomma, niente male, niente male. Non è la mia media migliore è 18 tiri, 12 gol, però. Vabbè, quando faccio allenamento contro le altre squadre. Allora faccio sul serio. Sì, Nelly, che faccio sul serio. Certo che faccio sul serio. Ok, caramella tensione, segreti presa e segreti attacco. Ok, Darkstar amichevole, arena delle leggende, ok. Puoi giocare contro Darkstar, puoi ingaggiare Darkstar. Guida 8, 12 in trasferta, ok. E ora, che ci sta? Che cosa succede qui? Wow, The Ogre! Ah, certo. Stanno sconvolgendo il passato. L'Ogre Academy è apparsa nel mezzo della prima coppa. Niente sbagli, sono fortissimi. Pensiamo solo a vincere, capito? Pensiamo solo a vincere, capito? Ah, Nelly. Ma qui vedo molti altri giocatori. Una volta finito il gioco dovrebbero sbloccarsi anche... gli amici della Raimon Go. Astaroth. Presa C. Scusami, che tecniche hai? Certo. Solo colpo finale. Destra mi interesserebbe, ma C. Sahel. Velocità B, attacco D. Gael. Ma ragazzi, ma sono... alquanto discutibili. Sono molto discutibili questi giocatori. Non nego che magari facendo amici questi due li porti al massimo del legame e poi fanno una mega tecnica. Però no ragazzi, dai, sono troppo deboli. Cosa ho fatto? Ho reclutato Jude Sharp delle Inazuma Japan, ma solo perché ha Pinguino Imperatore numero 2 e perché volevo avere Jude in campo. L'ho messo a posto di Sion, quindi ora ci sono Axel. Quindi ora Axel diciamo che fa la parte di Sion, anche se a centrocampo c'è Jude Sharp, che comunque sia è Jude Sharp. Bene, direi che per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E poi, una volta sconfitta questa Ogre, sconfiggeremo anche l'Ogre nel futuro di Inazuma Eleven 3 Ogre all'attacco, che sì, sto allenando ancora la squadra e non si trova la strada per arrivare a battere la Ogre. C'è molto molto allenamento. Ad ogni modo, vi ricordo come sempre comunque che in descrizione trovate il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!